Davide Rauzzi con Candy. Gioco per Nazareno Italiano. Si muove Jonte Flowers, dei blocchi Rauzzi. Terrence Roderick su di lui. Vuole palla a Flowers, invece si serve il movimento di Leonardo Candy. Una finta, passarlo indietro. Tripla! Attacca la zona vecchio stile, tutto sui passaggi, ben concluso. Dall'altra parte anche Agropoli si mette a zona con Italiano che trova Daniel! Trentino che corre dall'altra parte, serve Amoroso, taglio di Daniel, fuori per Cararetto. Una meraviglia, un cioccolatino che è solo da scartare. Con Sorrentino che supera la metà campo. Amoroso blocca, poi si apre. Vuole palla sotto Flowers. Si serve Cararetto sul lato, poi Amoroso. Daniel contro Trasolini. Solita soluzione offensiva della Fortitudo. Daniel prende il tiro in faccia a Trasolini. Non si muove nemmeno la retira. Il tiro di Daniel alla Daniel 40-31. Ampro che da lì è una sentenza. Questa volta la palla è sul ferro. Daniel vola alto. Candy vola alto. Quanto Daniel a recuperare questo pallone. Transizione con Cararetto. Tripla aperta. Palla sul ferro. Daniel vola, controlla il rimbalzo numero 7 della sua partita. Ultimi 5 minuti di terzo quarto, 59-46 per la Fortitudo. Cararetto chiama calma i suoi, va da Candy, mette palla per terra contro Trasolini, lo deve attaccare, va sotto da Daniel, mismatch contro Roderick, ribaltamento per Italiano, tripla di Nazareno! 6-5-4-9, 3 minuti 37 secondi al termine del terzo periodo. Sorrentino in palleggio, Italiano riceve contro Spizzichini, consegna nelle mani di Jonte Flower che si alza ancora! Dall'altra parte invece ci sono Bolpin, Santo Lamatta di Prampero, Trasolini e Roderick. Si torna in campo con Valerio Amoroso che va a bloccare. Candy riceve, fuori per Cararetto, adesso riceve Amoroso. Va a servire Cararetto, blocca per lui, si alza la 3, il capitano! Urlo liberatorio, un po' tirando i remi in barca anche Agropoli. Montano dall'altra parte, spezza la doppia, alza la parabola!